Sua eccellenza, do, sua santità, duo, sono poeta, signor Dante. Io sono, sarei Virgilio, dovrei condurla all'inferno. A dire la verità, sarei Leo, no, sono Virgilio, così ha detto, mangia patate. Prego, signor Dante, la salvo io da queste belve feroci. Il cartello indicava per di qua. Eccoci qua, ma non faccio caso a queste urla e lamenti. No, sono le anime, basta voi, non urlate così. Che scandalo, sono pure nudi. No. Chi è? Una riva, è affollata di anime, è quello stranotizio lì? Ah, grazie Manu, Caronte. Ho capito, dobbiamo salire su quella barchetta che ci porterà dall'altra parte del fiume. Grazie, signor Caronte, molto molto gentile. Scendiamo? Eccoci, signor Dante, ora siamo nel limbo, nel primo cerchio dell'inferno. Ci sono gli spiriti dell'antichità, Omero e altri grandi poeti latini. Un altro cartello? Grazie, Manu, lussuriosi. Che vento! Aiuto! Ho capito, sono coloro che si lasciarono vincere dalla passione morosa. Guardi, signor Dante, stanno volando via, e quelli sono Paolo e Francesca. Cosa avete combinato? Svergognati! Manu con un altro cartello, golosi. Eccoci nel cielo del terzo cerchio. Vedo laggiù un mostro con tre teste di cane. Aiuto, io scappo. No, ho capito. Manu. Oh, lo so, devo accompagnare il signor Dante. Va bene, benissimo. Prego, signor Dante, fuori di qui. Ma, cosa fanno questi colossoni? Nuotano nella merma. Scappiamo! Va bene, non scappo. Io sono Virgilio. Un altro cartello? Cosa c'è scritto? Avari e prodighi. Guardi, signor Dante, colui è Pluto. Mi ricorda un altro personaggio, Pluto. Va bene, ho capito. Pluto, il custode di questo cerchio. E là in fondo vedo delle anime che spingono quegli enormi massi. Poverette, quelle animine. Sono le anime di coloro che non seppero separarsi dalle loro ricchezze. Spiorci! Oh, spiorci! Ho capito, mano, mi contengo. Mano, dentro i cartelli non finiscono più. Questi cerchi, qui cosa c'è scritto? I racconti e accidiosi. Ho capito, mano. I racconti sono coloro che in vita si fecero sopraffare dall'ira. No, ma non è possibile, non sono sempre nudi questi spiriti. Ma, guardi, signor Dante, come si dimenano in quel fiume così scuro. E sotto le onde vi sono gli accidiosi, coloro che in vita furono svogliati e dolenti. Ma che gentaglia, no! Ho capito, Manu. Un'altra barca? Ho capito, Manu, non insistere. Ci porta dall'altra parte della palude. Che brutto ceffo costui! Ah sì? È un demone? Andiamo, signor Dante. Manu, altro cartello. Eretici? Piano da volare laggiù. È la città di Dite, piena di demoni e dannati. Ecco perché sono così brutti. Io scappo! No, Manu. Va bene. Ma, giocondina mia, dove sei? Aiutami! E va bene, proseguiamo. Ci indicano di entrare nella città? Ma non ci penso nemmeno! No! Mi sta andando a fuoco la mia barba! Aiuto, signor Dante! Un innaffiatoio? Grazie, signor Dante! Benissimo! Grazie, sono poeta! Guardi là! Sono le furie! Mamma mia! Ma sono mostruose! Ma non c'è niente di bello qua dentro! Ma vedo anche un angelo! Finalmente qualcosa di bello! Che ci fa angioletto qui? Grazie, ma... Ah sì, ci manda in un cimitero, un angelo! Guardi, signor Dante, qui giacciono gli spiriti degli eretici, coloro che in vita misero in dubbio le verità della Chiesa. Si è aperta pure la tomba! È lo spirito del padre del poeta Guido Cavalcanti.
sempre più giù. Sono gli abissi infernali. Oh, un immenso lago. Ma è sangue bollente. Ma sa, signor Dante, come mi sembra? Un minestrone. Come le può? Sì. Li premi con. Qui ci sono tutti violenti. Ecco la nostra mano con un altro cartello. I violenti. Assassini. E tiranni. Guardi, signor Dante. Un centauro. Ci porterà dall'altra parte del lago. Grazie, signor centauro. E questi altri brutti ceffi che sono? I mangia patate! Ma dove sei? Dov'è la macchina del tempo? Questo è il bosco dei suicidi, dove sono puniti coloro che sono stati violenti con se stessi. Prima erano uomini, ora sono alberi, e costui è Pier delle Vigne, molto stimato dall'imperatore Federico II, ma i cortigiani erano talmente invidiosi di lui che per disperazione si uccise. Ma poveretto, piove, ma no, è una pioggia di fuoco, piove sopra i violenti, i sodomiti, gli usurai e i bestemmiatori. Ma anche qui le anime sono tutte nude. Vergognatevi, copritevi, svergognati. Ora siamo tra il settimo e l'ottavo cerchio. Guardi là sotto, signor Dante! E l'abisso infernale! Un altro mostro! È Cerione, metà uomo, metà drago. Uffa! Uffio! Sono stufo di tutti questi mostri! Ah, no! A lei, signor Cerione? Ci può portare in groppa fino all'abisso? Benissimo! Allora andiamo! Ecco la nostra mano col suo solito cartello. Male volge. Mano, ho capito. Dentro i capelli. Oh, in questo luogo inquietante, chiamato male volge, vengono puniti coloro che avevano compiuto il male per mezzo dell'inganno. Guardi, signor Dante, questo cerchio è suddiviso in 10 valloni concentrici. Prima volgia, le anime dei seduttori e ruffiani. Seconda volgia, i dannati sono immersi nello... No, non ci posso credere! Nello sterco! Sorvoliamo! Terza volgia, tutti i dannati sono conficcati a testa in giù nel terreno! Quarta volgia, vi è una processione di dannati! Guardi, signor Dante, hanno la testa girata all'indietro! Poveracci! Sono gli indovini, ai da brividi. Quinta volgia. Ma è una pece nera. Guardi come arde. E quella specie di diavolo volante. Un altro. Sta gettando giù un magistrato di Lucca che per denaro scambiava un sì per un no. Imbroglione. Altri demoni. Va bene, signor Dante. Essi ci accompagnano alla soglia della sesta volgia. Ma un'altra processione di dannati. Ma tutti in processione vanno qui. Poveracci, sono tutti incappucciati. Piangono come dei disperati. Poverelli. È la volgia degli ipocriti. E quel dannato crocifisso a terra? Ah sì, è Caifa, il grande sacerdote. Non ci è crollato il ponte. Vabbè, ce la faremo lo stesso a raggiungere la settima volgia. Ma qui sono del pieno di serpenti, rettili, e i dannati vengono attorcigliati da essi. Quello è Vanni Fucci. Era un ladro e un violento. Saccheggiò la sagrestia del Duomo di Pistoia. Certo che, signor Dante, vi sono tanti fiorentini in quell'inferno. Su, via, non faccio quella faccia lì. Guardi, eccolo giù un altro ponte, e lì c'è la valle dei cattivi consiglieri. È pieno di fiammelline, e lì ci sono Ulisse e Diomede. Stanno scontando la pena per l'inganno del cavallo di legno che portò alla rovina la città di Troia. Ok? Bene. Guardi laggiù, signor Dante, sono tutti mutilati. È la voce dei seminatori di discordie, con
Ma che orrenda puzza! Qui giacciono i falsari. Sono colpiti da orribili malattie. E quello là in fondo? Sembra fumare dalla febbre. Ci potrei abbrustolire delle salsicce. Ah, sì, scusate, sì, scherzavo. Beh, costui è Sinone, il greco, che si fece catturare dai troiani e poi li convinse a far entrare nelle mura il cavallo di Troia. Ancora sto cavallo. Su, signor Dante, riprendiamo il cammino. Là in fondo vedo dei giganti. Sono piantati a terra fino alla cintola. E quello è Nembrot, colui che fece costruire la torre di Babele. Da allora al mondo si parlano diverse lingue. Capito? Ecco il gigante vanitoso, Anteo. Su, signor gigante, deponici nel pozzo di Cocito, il lago di ghiaccio. Grazie. Benissimo, benissimo. Eccoci così nel nono cerchio. Manò, altro cartello. Grazie, Manò. Traditori. Qui sono puniti coloro che ebbero il cuore più duro del ghiaccio e tradirono la famiglia, la patria e gli amici. Ma quello là in fondo è il conte Ugolino. Ma che fa? Mangia? Capito. È una ricetta nuova. Sentite. Peccatori ripieni con contorno alla arcivescovo Ruggeri, con soufflé alla gatto e uguccione, con amaretto, alanino e anselmuccio, e per finire qualche anima pietrificata dal ghiaccio. Mica male, signor Dante. Ma non è un po' pesante da digerire? Io non lo mangerei mai. Non mi gusta per niente. E poi, della verità, qui sto congelando. Cosa c'è lì in fondo? So chi è? Mano? Cartello? Aiuto! È Lucifero! È il re dell'inferno! Va bene, manco lo scappo. Lucifero, mamma quanto sei brutto. Anche lui sta pappando. Ma hanno tutti fame qui? Ma si sta pappando tre peccatori. Giuda, Bruto e Cassio. Signor Dante, stiamo di nuovo scendendo. Guardi. Mi sono capovolto. Eh sì, perché Lucifero è conficcato proprio al centro della Terra. Quindi, finalmente risaliamo verso l'emisfero astrale. Tra un po' vedrò ciò con...